Time House, il tempo della scienza, torna come sempre alle 21.30 del sabato su TGCOM 24. Vi ricordo la possibilità di rivederlo per 2 mesi, ciascuna puntata, su Mediaset Premium Play, nella sezione documentari, appunto, con l'edizione Time House. Oggi, mi scuso per la voce di stagione, vi mostriamo, per cominciare, un documento eccezionale, e cioè le immagini dell'ultimo intervento del grandissimo architetto italiano Gaio Olenti, che ha terminato questo restauro di cui parleremo tra poco, purtroppo poco prima di morire. Parliamo del restauro, del recupero, della valorizzazione di un grande monumento di Palermo, Palazzo Branciforte, l'ex Monte dei Pegni, che era ridotto in uno stato pietoso, proprio il caso di dirlo, visto che era il Monte di Pietà, e che invece è stato riportato allo splendore e soprattutto all'utilizzo culturale per la città da un'iniziativa della Fondazione Sicilia, iniziativa voluta dal presidente Giovanni Puglisi, che è collegato con noi in diretta dagli studi di Roma e che ringrazio. Buonasera professore, benvenuto. Buonasera a lei, bentrovato, e buonasera ai telespettatori. Allora professore, perché tra le tante cose che una fondazione che vuole aiutare la città a ritrovare il suo splendore ha scelto proprio Palazzo Branciforte, che intanto vediamo in che stato miserando era ridotto prima del vostro intervento? Beh, innanzitutto perché una fondazione di origine bancaria ha un compito principale, quello di restituire al suo territorio le risorse che nel tempo, nei secoli, sono state accumulate dalla banca di riferimento. E credo che la migliore maniera per fare questa attività di restituzione fosse quella di recuperare un punto nodale della cultura e della storia palermitana, il Monte di Pietà dei Poveri, sottolineo l'ultimo complemento di specificazione, dei poveri, che era al centro della città e che costituiva un enclave di un pezzo del centro particolarmente degradato che aveva bisogno di un'incentivazione per la riqualificazione. In questo modo la Fondazione ha utilizzato le sue risorse in un modo, mi permetto di dire, intelligente, dando e offrendo alla città un bene che restaurato, valorizzato e riaperto al pubblico non solo ha restituito dignità e bellezza ad un luogo, ma soprattutto costituisce un punto di riferimento per attività culturali, ma anche attività vitali come attività di ordine gastronomico, educazione alla salute, educazione al mangiare, ma anche educazione al saper vivere. Ecco professore, tra poco torneremo su quello che ora succede a Palazzo Branciforte, ma continuiamo a vederlo prima dell'intervento di Gaio Olenti voluto dalla Fondazione Sicilia. Perché era ridotto così male? Era inutilizzato? Nessuno se ne occupava? No, è peggio. Laulenti, quando presentò alla stampa il progetto di restauro, disse alcune parole che mi sono rimaste impresse. Disse: non ho mai visto uno scempio del genere. Ed era un palazzo, un edificio che era stato usato dalle banche nella sua vocazione adottata, perché originariamente nel 1500, quando venne costruito, era un palazzo patrizio di uno dei nobili della città di Palermo, che era diventato anche un centro di potere, come tutti i palazzi di quell'epoca della città e dei patrizi, del gota patrizio di quella città. Nel 1800, dopo dei cannoneggiamenti che abbatterono un'intera ala del palazzo, il palazzo ebbe un vuoto, una voragine che creò uno spazio di 6 metri in altezza, spazio che non venne più ricostruito, ma venne adattato per farlo diventare il Monte dei Pegni dei Poveri. Sottolinea ancora una volta i poveri, perché non molto distante c'è l'altro Monte dei Pegni, che è quello dove invece si andavano a depositare le ricchezze più significative e più tangibili. Qui si depositavano le masserizie, le povertà, le lenzuola, gli abbigliamenti, quelle cose che i poveri, non avendo proprio nulla per mangiare,
Beh, devo dire, ogni tanto la storia si ripete, speriamo che si ripeta solo nel ricordo. In quel contesto i poveri andavano lì, offrivano questi oggetti che venivano collocati in questa struttura lignea che spero poi riusciremo a La vedere. stiamo per vedere, infatti, professore, anticipavo che stiamo per vedere un luogo incredibile. Ci stiamo entrando adesso con le nostre immagini, ringrazio la regia, perché sembra un quadro di Escher che diventa Eccola. realtà. Questa struttura lignea che era il deposito degli oggetti lasciati in pegno, vero professore? Che era il deposito degli oggetti lasciati in pegno, che è rimasto intatto con le carrucole, con le funi, con le scale, con i passaggi da un punto all'altro realizzati con la stessa struttura lignea. Noi lo abbiamo recuperato, restituito alla sua vitalità, parlo del legno originaria, con un'opera di restauro eccezionale fatta da artigiani del luogo e abbiamo restituito addirittura anche i numeri degli scaffali che erano necessari per poter mettere, poi recuperare gli oggetti depositati. Ecco una carrucola che serviva a tirare su, ecco i numeri degli scaffali, cioè è un'opera eccezionale, è un unicum al mondo, secondo me. Se dovessi dirla come mi viene in questo momento, davvero potrebbe essere un gioiello che l'Italia potrebbe iscrivere nel registro della memoria del mondo dell'UNESCO, perché lì c'è fissata la storia della povertà, la storia delle povertà. E questo credo che sia in questo momento particolarmente emblematico. Purtroppo sì, professore, tra poco vedremo la meraviglia che ha fatto, grazie alla Fondazione Sicilia, Gaia Aulenti. Quando lei l'ha cercata, l'architetto Aulenti era già anziana, forse era anche già malata. Ha avuto difficoltà a convincerla. No, devo dire che c'era un rapporto precedente con Gaia Aulenti e io quando l'andai a trovare nel suo studio a Piazza San Marco a Milano fu un incontro delizioso, lei mi ascoltò e alla fine di quell'incontro devo dire che io feci di tutto per affascinarla del progetto. Poi mi disse, accompagnandomi sulle scale, lei nello studio milanese aveva, stavo per dire ha, questo straordinario studio che è costruito in verticale, quindi con delle scale pirotecniche dove scendere era un'impresa, mi accompagnò e mi disse, beh, non lo so se faremo questo restauro insieme, una cosa la so per certa, che noi due faremo insieme un libro. Queste furono le parole che lei mi affidò quel giorno. Poi abbiamo fatto il restauro. Le sorti della vita hanno voluto però una singolare coincidenza, che il libro alla fine lo abbiamo fatto ed è questo, è il libro del restauro di Palazzo Branciforte, che la sorte e il destino hanno voluto che fosse pronto proprio nel momento in cui la Gaia Aulenti scompariva, diventava invisibile, come dice un autorevole personaggio della moralità più alta del nostro tempo in questi giorni. E proprio a quel momento ho avuto la fortuna di poter all'inizio del libro mettere una dedica, anche se c'è un saggio dell'Aulenti in questo libro, a Gaia Aulenti con affetto e riconoscenza. È un libro splendido edito da Sellerio che si trova regolarmente in libreria e mi sembra un'opera che in qualche modo ricorda questo incantevole restauro, questo scempio recuperato alla sua incredibile bellezza. Professore, a questo punto, in attesa di leggerci e di sfogliare il libro, vediamo le immagini del palazzo restituito, forse neanche al suo antico splendore, guardate che meraviglia, ma addirittura a qualcosa di più e di meglio, dopo l'intervento di Gaia Aulenti, ricordo l'ultimo capolavoro del grande architetto prima della sua scomparsa. Mi diceva poco fa, professore, che queste grandi vetrate moderne sono state l'ultimo cruccio dell'Aulenti prima di dare l'ok Sì. all'inaugurazione che è stata sottolineata dalla presenza del Presidente della Repubblica Napolitano. Sì, è vero, perché diciamo 15 giorni prima del 23 maggio, il giorno in cui il Presidente Napolitano aveva fissato la sua visita a Palazzo, lei venne per l'ultimo sopralluogo. Devo dire, aveva una capacità di osservazione e una
capacità di cogliere il particolare e il dettaglio immediatamente, senza dubbio alcuno, che in quella occasione è entrata nel grande vialone, che fra l'altro devo dire quella strada all'ingresso era una strada che non esisteva, l'ha recuperata lei attraverso degli studi che ha fatto e ha scoperto che quella era una strada che univa da una parte all'altra due vie cittadine e divideva in due la struttura del palazzo. E quando lei è entrata ha visto queste vetrate sulla destra, che erano le vetrate che chiudevano la cavallerizza dove c'è esposta la grande collezione archeologica, sono 4.700 pezzi esposti tutti e mai esposti prima. Lei appena ha visto ha detto no, quelle vetrate non vanno bene, io avevo chiesto di averle bianche, sono affumicate, sono verdastre, vanno cambiate, non si può fare nulla. A me è venuto un accidente, perché a parte che sono delle vetrate enormi, vetrate a prova di proiettile, vetrate a tutela di sonorizzazione, una cosa impressionante. E poi era stato montato anche i due cancelli, quindi le vetrate non si potevano spostare se non smontando i cancelli. Insomma, credo che sia stata un'impresa, posso dire, non facile, però convincerla a rinviare. Abbiamo convenuto che ne avremmo parlato dopo la visita del presidente Napolitano. Ecco, la sorte ha voluto che non ne abbiamo più parlato, purtroppo. Ma devo dirle che mi onoro di poter dire che forse nessun altro avrebbe potuto ottenere questa moratoria. L'affetto e la stima che ci legava, perlomeno che legava me a lei e lei a me, ha consentito che questo passaggio venisse rispettato e il risultato comunque, secondo me, è ugualmente splendido. Assolutamente sì, professore. Vedo degli inserti di arte contemporanea, abbiamo visto uno splendido affresco nella biblioteca, adesso stiamo vedendo delle opere d'arte contemporanea, ci sono anche degli oggetti che tra un po' passeranno di origine déco. Avete avuto insieme il coraggio quindi di inserire cose molto moderne in un contesto antichissimo. Beh, il coraggio è stato dell'Aulenti, io ero soltanto un istigatore esecutore. Devo dire, lì abbiamo inserito delle cose che erano un tesoro nascosto della Fondazione. Guardi che meraviglia. Non ha smesso, professore, se guardi, mi permette. Guardi che ecco, meraviglia. Sì, infatti, questa è la sala dei bronzi. Fra l'altro le devo dire che questa sala è venuta fuori per caso, non era progettata. Quando l'Aulenti ha visto l'insieme dei bronzi ha detto: ma questi meritano un luogo dedicato. Devo anche rivelare un piccolo segreto e un piccolo trucco: in quella sala dei bronzi ne manca uno, che è forse il più bello, ed è l'Eros Giovanetto di Canova, un'opera del grande scultore Canova, che invece è stato situato dall'Aulenti, è stato un dono personale che ha voluto fare a me nella stanza che io ho l'onore di usare nella qualità di presidente della Fondazione. Beh, se lo merita, professore, questo non so invece... se me lo merito, è un privilegio di cui in qualche modo oggi mi godo la bellezza. Qualche volta, ecco, non ne ho molti di privilegi, ma questo credo di ritenerlo davvero tale. E noi invece abbiamo... E le dicevo... Aspetti, professore, aspetti che stiamo vedendo la sala dove venivano depositati gli oggetti, quella in legno, che è stata completamente rimessa a nuovo. Ci faccia capire come ha fatto a diventare ancora più bella. Sì, infatti è stupenda, guardi. Ma poi lei, sarebbe interessante, ci sono le fotografie, nel libro è riprodotta anche questo spazio ligneo com'era prima, attraverso le fotografie che fece di quello spazio ligneo alcuni anni fa Enzo Sellerio, il grande fotografo siciliano, di cui fra l'altro proprio ieri ricorreva il primo anniversario della morte. E devo dirle che la ibridazione
è la cifra di quel palazzo. Lei ha ricordato il rapporto fra la classicità e la contemporaneità. Io voglio ricordare anche la presenza dentro Palazzo Branciforte della scuola di cucina di Gambero Rosso. Voglio ricordare che il ristorante Branciforte, che è dentro il palazzo, è ospitato nella sala espositiva delle Maioliche. Cioè, io non ho mai visto un ristorante dentro una sala museale di esposizione di Maioliche. C'è una continua ibridazione. Il tetto della biblioteca è una chicca, perché quando la biblioteca è stata completata, o perlomeno era lì per essere definita, Laulenti mi suggerì, mi chiese se ero d'accordo nel dipingere il tetto per mano di un artista contemporaneo. Io chiesi a lei se avevo un'idea, lei mi disse ma forse... Eccolo, ma eccolo professore, eccolo. Eccolo, eccolo. Volevo da te un'idea, e l'idea è stata questa. Io ho chiamato Ignazio Moncada. Ignazio Moncada è un pittore palermitano che viveva, devo dire viveva a Milano, al quale io ero molto legato per ragioni di amicizie antiche. Feci incontrare i due personaggi, la cosa andò in porto, ma la cosa singolare è che Ignazio Moncada è per li rami un discendente della famiglia Branciforte, perché era un figlio di Giovanna Lanza di Trabia, che era a sua volta discendente dai Lanza Branciforte di Trabia. E quindi la cifra che connota questa ibridazione fra antichità e contemporaneità della biblioteca è scritta ed è incisa per mano di un discendente della famiglia che porta il nome del palazzo. Tutto torna. O anzi, il palazzo, sì, esattamente. Tutto quindi torna. Tutto più o meno torna. Purtroppo anche Ignazio Moncada ci ha lasciato nel mese di ottobre. Meno male che hanno fatto in tempo a fare queste meraviglie. Senta professore, noi tra un po' continuiamo a ragionare di restauri urbani, possibilità di risanare antichi centri storici o di come si progettano le città del futuro. Ma adesso io vorrei approfittare di questi ultimi minuti, pochi minuti della sua presenza qui da noi, di cui la ringrazio, per farle una domanda da rettore, qual è? Lei è dello IULM qui a Milano e della Università di Enna. Da alcuni anni la maggioranza della popolazione mondiale si è concentrata nelle grandi città. Ormai i cittadini del mondo, tra i 3 miliardi e mezzo e i 4 miliardi, vivono in città invece che fuori città. Ci dà un segnale del perché la città diventa civiltà e questo grande fenomeno che ci accompagna da secoli continua, come dire, a trovare conferma nelle scelte degli individui, anche gli individui poveri dei paesi emergenti o dei paesi lontani? Beh, la città diventa civiltà perché nelle città sta la sedimentazione della cultura, ma anche dei sentimenti e dell'identità della gente. Il dramma della fuga verso le periferie è un dramma che deriva da una errata cultura della globalizzazione e di un inurbamento eccessivo che ha reso impossibile nei centri storici che erano stati pensati, soprattutto nel nostro paese, a misura d'uomo. Pensi che cos'era l'Italia dei comuni, pensi che cos'era l'Italia del Rinascimento, dove lo splendore delle nostre città, lo splendore dei nostri palazzi era concepito per far crescere in intelligenza, saggezza e bellezza i propri cittadini. Purtroppo la civiltà è andata avanti, la tecnologia avanzata, l'inquinamento pure, la disperazione delle genti più povere del mondo pure, i grandi flussi migratori hanno invaso il mondo. Per certi versi è un fatto positivo, è la vitalità del mondo che si rianima e che si rinnova.
però tutto questo avrebbe bisogno di un ripensamento complessivo delle strutture urbanistiche delle città in chiave internazionale, allora, salvaguardando i centri storici, valorizzandoli, vitalizzandoli, però tutelandoli e garantendo un'espansione intelligente verso le periferie, cosa che mi pare che sia estranea alla cultura contemporanea. Mi faccia dire una cosa, io che ho gestito questa operazione di Palazzo Branciforte so cosa vuol dire non soltanto la realizzazione in chiave economico-finanziaria, perché da quando abbiamo cominciato a quando abbiamo concluso, il lavoro è stato un lavoro che ogni giorno rinnovava problemi e bisogni. Però so anche che bisogna che ci sia una grande volontà, una grande determinazione e un grande coraggio. Sono le tre caratteristiche che oggi purtroppo mancano a chi governa le città del nostro Paese, o perlomeno a gran parte dei governatori delle città del nostro Paese. Si fermi, poi professore, si fermi che siamo in par condicio. Meno male che ha detto città e non regioni. Io la ringrazio tantissimo, mi complimento per questo splendido lavoro fatto con Gaia Aulenti a Palermo, a Palazzo Branciforte, un motivo in più per visitare questa città bellissima, anche se appunto bisognosa di grandi interventi di recupero. Il Presidente della Repubblica, uscendo, ha detto ai giornalisti: è una meraviglia, da solo merita un viaggio a Palermo. Sottoscrivo il messaggio di Napolitano. Lo faremo, noi professore continuiamo a parlare di questi argomenti, la congediamo perché so che ha altri impegni, con un servizio che ci ricorda